L'utopia è quando i sogni cerchiamo di farli diventare realtà. Sognare è bellissimo, ma ci siamo stancati di sognare e vogliamo ora realizzare qualcosa. L'utopia nel cibo è potersi nutrire dei grani della tradizione. Ci muoviamo verso l'utopia, ognuno scelga il suo strumento, il suo mezzo di trasporto emotivo. L'importante è muoversi, fate il primo passo, non aspettate che ve lo dicano, che ve lo chiedano, fatelo da soli. La mia utopia è che l'artigianato leccese venga conosciuto almeno a livello nazionale. Utopia è questo. È questo qua. La possibilità di avere un teatro e portarselo ovunque. È come la mosca che si mette in una macchina e riesce ad arrivare ovunque. E dove arriva sta, perché non è importante capire dove andare, ma è voler andare da qualche parte. Per me questo è utopia. Dicendo grazie a Dio, quello di che vogliamo fare tutti nuti, che tutti viviamo tranquillo, grazie a Dio, sempre crescemo, Signore, a posto. Oggi l'utopia è quella di una città in fermento, di una città pronta a questa grande scommessa, di una città che ci crede. Noi siamo cultura, noi siamo Lecce 2019. La nostra utopia è stata quella di aprire lo spazio della nostra casa, la Galleria Francesco Foresta, e ospitare Casa Utopia. Casa Utopia è un co-working di architettura aperto alla città per la qualità dell'architettura e la qualità della vita. Utopia è questa utopia straordinaria di questa città perfetta che noi sappiamo essere irraggiungibile, ma il nostro obiettivo è averla come punto di riferimento, come stella polare, e ci traccia il cammino, ci indica la strada, e avvicinarci a questa stella polare significa di fatto diventare migliori, questo è il nostro obiettivo. Utopia è un luogo non solo fisico, anche mentale, della ricerca di un equilibrio. È un bambino che gioca con le pietre, che cerca un equilibrio con se stesso e con la natura, cercando di disporre le pietre in equilibrio. Secondo me questa giornata vuole riportare alla luce tutti quei mestieri che sono stati un po' dimenticati. Qua mettiamo in alto le tradizioni e le attività di un tempo che sono state dimenticate. Nel 1745 a Galatina il signor Nicola Ascalone, pasticcere, cerca di inventarsi una novità dolciaria. Nacque così lo pasticciotto dello Scalone. Con le maniche c'è un vento da seguire, tutti i venti laureati ce li siamo portati appresso e ce li siamo riportati a Lecce. Fatemi sentire che quando c'è da salire a bordo bisogna essere in tanti, bisogna remare, un remo dopo l'altro si arriva dappertutto. Fatemi sentire forza di braccia che vamo di scirocco. Tradizionale, utopia, gitanistan, dei mascarimiri, un viaggio tra le culture del Mediterraneo. Questo per me è il Mediterraneo, una miscela di concetti, di suoni, da Friserra, Pulemani,
la pizzica pizzica, non la taranta, il tamburello, non il tamburello, un territorio che parla il nostro linguaggio, latino, arra! Innanzitutto accessibilità sulle belle architettoniche, perché se non è accessibile una città non può essere una capitale europea. Quindi poi integrazione tra varia e signora. Questa è un'utopia che vogliamo che adesso diventasse. Una città aperta a tutti, che dialoga, che poi un giorno possiamo dire. Lecce è una città che non fa distinzioni. Ok, ok, Chuck si gira con sta rima. Cos'è l'utopia? Giro with sopra il beat e lo dice e lo racconto. Per prima cosa, la mia di utopia è che il posto in cui vivo un giorno non diventi morto. Io vengo diretto qui con la mia crew. L'utopia è che un giorno rinasca sto fottuto sud. È per questo che noi qua lo valorizziamo. Diretto con l'hip hop dalla terra di Fasano. Tipo lo zoo, tipo la belva. Io giro ancora, l'utopia è che questa storia non resti di riserva. La mia utopia è verde, rossa, arancione, gialla e blu. Rossa. Blu notte o blu pavone? Rossa. Verde. Rosso. Viola. Fucsia. Giallo. Viola. Giallo. Blu. Verde. Questa è casa mia, terra mia, l'usale tu non lo se tocca. Questa è casa mia, terra mia, la sto sempre aperta la porta. Io mi ricordo c'è Beccia, che era sta terra, quando c'è di se curava di lui. C'era meno denaro e pure meno miseria, tu salento che c'è gli anni tocchi. Io mi ricordo c'è Beccia, che era sta terra, quando li fagioni eravamo noi. Ma pure sta situazione, in fondo terra è una fine, ed è una festa che si estinguerà. Questa è casa mia. Il mio concetto di utopia, oggi ho cantato Casa Mia perché, sapete tutti, è una canzone che parla di salute pubblica e di ambiente. E lo dico subito, non ci può essere città capitale della cultura se non c'è aria pulita, acqua pulita, un ambiente sano. E qui c'è significa capitale della cultura. Questa è cultura, questa è rivoluzione. Maledetti, ti faccio ignoranti che avvelenano la terra mia. Come ne posso niente, belli studi questi, io mangio frite la decisione tria. E sempre maledetti, politici e corrotti, questa sfrutta.
casa mia, terra mia. E tu sempre metta la porta, vista è casa mia, terra mia. Lusamente uno non si tocca, vista è casa mia, terra mia. E la tu sempre metta